lui? E lei Sofì? E insieme siamo in mezzo contro te. Ma lui dove mi hai portato? Ragazzi, ma guardate dove sono. Io pensavo che mi portassi al mare a fare una gita. No. Mi portate in una scatoletta. Ma che scatoletta? Fammi parlare. Mia cara carciofina, tu oggi non immagini neanche dove ci troviamo. Probabilmente nei posti più belli di sempre del mondo. Sì, certo, in una scatoletta gigante, tutta grigia, ma senza niente, neanche una persona, neanche un negozio. No, non c'entra niente la scatoletta grigia. Senti ragazzina, oggi tu stai per incontrare il più grande supereroe del mondo Marvel. Stai per incontrare Spider-Man, Hulk, Iron Man, hai capito bene? Sì, certo, come no, Iron Man e Spider-Man in questo posto. Cosa ci farebbero i supereroi in questo posto schifoso, tutto grigio, dove non c'è niente? Guarda signorina, che oggi li incontreremo, ma ti dirò di più. Non ci credo. I supereroi esistono quando c'è tanta gente da salvare. Ma se siamo solo noi due? Allora questa è la stanza preparatoria, perché in realtà non incontreremo proprio i supereroi, ma molto meglio, ovvero noi diventeremo i supereroi. Certo, sì, vabbè, guarda lui, io cerco una via d'uscita perché voglio andare a fare shopping, poi voglio andare al mare, poi voglio andare dalle mie amiche, voglio andarmi a prendere un bel drink fresco col ghiaccio. E Sofì, dove vai? Torna subito qui, non ti allontanare, può essere pericoloso, magari potrebbe arrivare anche qualche cattivo, qualche alieno da combattere. Guarda, perché guardi il muro, gira diverso di me. No, magari niente, magari non c'è neanche una via d'uscita. Lui mi ha portato in questa stanza che è praticamente un escape room senza niente. No, guarda, è molto più semplice di quanto credi. Allora, se ti fermi un secondo ti spiego. Ok. Basterà cliccare su quel tasto blu davanti a te e scegliere un personaggio. Cioè, una volta che clicchi uno di quei personaggi ti trasformerai in quel supereroe. Veramente? Già, e io inizierei subito trasformandomi in Spider-Man. Sì, wow. Non ci credo, aspetta, la faccio anch'io. Io mi trasformo in Iron Man. Lui, mi vedi? No, non ti vedo. Eccomi, wow. Ciao. Aspetta, non mi bruciare. Lui, guarda. Dove sei? Sa volare, mi vedi? Ma sei fantastica, ma dove... Sei sparita nel cielo. È bellissimo, lascia tutto questo raggio luminoso col fuoco. Aspetta, fermati Iron Man, scusi, Tony Stark. Allora, sì, Peter Parker. Fermiamoci un attimo, prima di tutto vediamo i costumi perché sono veramente bellissimi. Cioè, io ho proprio quello di Spider-Man ufficiale e tu sei veramente Iron Man. Ma vi immaginate se Iron Man fosse Sofì, così carciofina e imbranata con quel costume, chissà cosa combinerebbe. Ma che ti dice che non sono io? Guarda che non si sa, magari sono la sostituta di Iron Man. Quando non può andare lui a fare le cose ci vado io. Sì, più che Tony Stark tu al massimo sei Tony Scarpa. E tu? Più che Spider-Man sei un ragno. Vabbè, grazie, però l'uomo ragno, vabbè, uguale. Noi, essendo dei supereroi, abbiamo dei superpoteri. E vuoi vedere i miei? Sì, vai. Io posso o sparare delle ragnatele. Sì, sparale, voglio vedere. Ehi. Che schifo, toglimi questa cosa di dosso. Scusami, non volare, aspetta un attimo. Praticamente, come hai visto, posso sparare ragnatele ovunque, guarda, tium. Sì, ma sparare altrove, non tium. Luigi, smettila, che schifo. Adesso devo volare un po' per togliermele di dosso. Col vento se ne andranno via. No, c'è bisogno, aspetta, vieni qui. Oppure posso fare un altro tipo di ragnatela, ovvero la ragnatela appiccicosissima. Non ho visto niente. No! Lui, sei veramente fastidiosissimo. Basta un solo colpo di questa ragnatela e impallottolo tutto e diventa tutta una schifezza. Poi cosa sai fare? Infine ho il terzo oggetto di ragnatela, che è quella che serve per arrampicarsi. Ok, ma non provarla su di me. Arrampicati sui muri. Va bene, guarda e impara. Paro la ragnatela lì sopra e wow, volo! Sì, incredibile, stupefacente, ma non stupefacente come i miei superpoteri, lui. Sì, ne sei proprio sicura? Io sto volando da un grattacielo a un altro. E anch'io so fare le cose, aspetta, devo solo capire come si usano i poteri, ma li ho anch'io. Sei lì sotto, potresti avvicinarti qui, che non ti vedo più a momenti. Sì, arrivo, guarda qui, guarda, impara. Chi sa volare? Chi ha un super getto di fuoco? Arrivo. Sì, certo, arriverà dopo 30 anni. Io sono più veloce di te, posso volare sopra i palazzi. Lo so, però è difficile volare con la ragnatela in questo modo. Wow, vedo cose che voi umani non potete neanche immaginare. Aspetta, dove da sei qui finita? La vista è incredibile. Non mi troverai mai.
Iron Man vince su Spider-Man. Aspetta, aspetta, ok. Sono salito sopra un palazzo. Non ci crederai mai, è stato veramente molto difficile. Però anche da qui sopra non ti vedo. Come dire, mi si è scaricata la bombola del gas e quindi sono andata a terra. Cioè, sei rimasta a piedi praticamente. Adesso si è ricaricata, aspetta, forse riesco. Dai Iron Man, usa i tuoi getti laser per raggiungermi e volare. Dobbiamo salvare l'umanità e combattere il crimine. Dove sei? Dove sei? Allora, io sono sopra un palazzo. Quale palazzo? Com'è? Che forma ha? I palazzi in realtà sono tutti uguali, sono tutti grigi e azzurri, quindi non posso ben descriverti il palazzo. Guarda, prova a scendere, io ho capito. Faccio un super salto da ragno e cerco di raggiungerti. Inizia a saltellare tra un palazzo e un altro. Dimmi se mi vedi da qualche parte. Ok. Ok, salto qui. Ma tu sei sul prato o proprio sulla strada? Sono sul prato, non mi vedi? Come sul prato? Amici per sempre, abbracciamoci. Cara Sofì, mi sei mancata, caro Iron Man. Quanto sarebbe bello poter abbracciare Sofì Iron Man. Sarebbe anche bello poter abbracciare Spider-Man. Io me l'immagino tutto morbidoso. Mentre Iron Man sarà duro, non so, immagino tutta questa armatura. Non sarà molto bello da abbracciare. Esatto, hai proprio capito. Comunque, tu mi hai mostrato i tuoi poteri, ma io non ti ho mostrato i miei. Sei curioso? Già, perché Sofì Stark ha tantissimi altri poteri, oltre a volare, immagino, coi raggi laser. Certo, guarda qui, guarda cosa faccio. Aspettate, Non sta succedendo niente. Lo so fare, un secondo. Mi sa che questo Tony Stark è proprio imbranato. Un attimo! Vedi? Vedi? Ho perso un raggio laser dalla mano. Esatto, il raggio laser. Tu nel polso hai le ragnatele e io ho il raggio laser. Wow! Posso rivederlo? Certo, lo rifaccio subito. Ok, guarda qui! Guarda! Hai bruciato tutto! Ma sei impazzita! Rischiava di farmi male! Non mi colpire con quel raggio! Guarda che tu poco fa mi buttavi la ragnatela addosso! Te lo meriti di essere un po' brustolito! Sì, ma al massimo la mia ti rendeva semplicemente un po' appiccicosa! Mentre col tuo raggio rischi veramente di farmi diventare uno Spider-Man alla brace! Ma guarda che Spider-Man ha una tutina resistentissima ignifuga! Questo mio oggetto non ti fa nulla! Ti riscalda soltanto un po', ma non ti succede niente! Va bene, grazie, ma non voglio essere riscaldato! Molto bene così. Vedi, questo qui è il mio secondo potere. So fare le bombette, fanno boom. Ma che fai? Ma sei impazzita? Non puntarmi quei missili contro di me. Boom. Bombette? Questi sono dei veri e propri razzi. Boom. Wow, ma con uno di quelli mi faresti esplodere mille pezzettini. È divertentissimo. Se ci sono dei cattivi che vogliono fare del male agli abitanti di questa tranquilla cittadina, io cosa faccio? Boom. Guardate, ragazzi, io scappo, mi allontano perché Sofì sta diventando molto pericolosa. Ha perso il controllo dell'armatura. Aspetta, guarda, ti faccio vedere l'altro mio potere. No, anche delle bombette piccolissime, guarda, no. Queste qui. Però queste qui, anche se piccolissime, arrivano più lontano. No, per favore non mi sparare, Sofì. Calma. Tranquillo, la mia mira è infallibile. Ti sto soltanto spaventando, ti faccio degli scherzi, ma non ti colpirei mai. Ma che scherzi sono? Ci penso io, ragazzi, ora ci sparo la ragnatela. Ecco. No, e chi vincerà tra ragnatele e fuoco? Secondo me vince il fuoco. Ti ho colpito! Oh, no. Aspetta, wow. Arrivo. Arrivano le mie pallottole. Anzi, sai che faccio? Ti butto una bombetta, boom. No. Certo, qui qualcuno è pieno di ragnatela. Ma mi basterà fare dei saltelli e via! La ragnatela scomparirà. Perché il vento tra la mia armatura la farà sparire. Come la mettiamo? Come la mettiamo, Spider-Man? Scendi a terra, altrimenti non ti posso colpire. Guarda, la ragnatela mi dice. Sì! Ho fatto a pezzi Iron Man. Ma come? Non mi hai dato neanche il tempo. E io sono tornata nella stanza prigione. Ragazzi, ho vinto. È stato molto semplice, grazie al mio fiuto da ragno sono riuscito a catturare Iron Man Sofì. Quindi è ufficiale, tra Iron Man e Spider-Man vince Spider-Man. Anche se sono veramente uno Spider-Man molto imbranato, perché ho provato ad arrampicarmi sopra un palazzo ma non ci sono riuscito affatto. Dovresti fare le acrobazie, Spider-Man è super atletico, fa sì. Parkour. Sì, questo è vero, però io sono lui Spider-Man, uno Spider-Man un po' più imbranato, che non si riesce neanche ad arrampicare sopra un palazzo. Io volo da un palazzo. Ma dove sei finito? Dove ti trovi? In questo momento non che mi interessi, perché io sono di là, mi hai ucciso. Però tanto per sapere, dove sei? Da nessuna parte. Mi sto divertendo con le mie spider ragnatele. Sparo un po' qui, sparo un po' lì e mi diverto. Ah sì? Sì. Posso fare la ragnatela qui, poi una ragnatela là. Dovrei esercitarmi un po' di più con la spider ragnatela. Oh! Wow, ma cos'è stato? Boom! E poi di nuovo, boom! Wow!
fa? Poco fa hai vinto tu, solo perché io non avevo avuto il tempo di esercitarmi con i missili. Adesso che ho capito bene come si utilizzano, penso che non ci siano dubbi. Iron Man è imbattibile! Mi ha distrutto letteralmente, mi ha fatto esplodere in mille pezzi. Carbonizzato, ecco, utilizzerei questo termine. E adesso sono tornato lui normale. Che brutto, io voglio rimanere un supereroe perché è veramente fighissimo. Ma che ne diresti se nel prossimo episodio ci trasformiamo in altri due supereroi? Sì, sarebbe fantastico. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E adesso cliccate davanti a lui per vedere il video di ieri. Mentre davanti a Sofì per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi mandiamo un bacione e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao.